Salve a tutti e bentrovati. Parliamo dell'oroscopo della prossima settimana, cioè dal 5 al 12 febbraio, e buon mercoledì. Ho deciso di uscire definitivamente il mercoledì in modo da trovare, diciamo, terreno ancora vergine, perché uscendo gli altri giorni ci sono tanti bravissimi colleghi che escono, e non tanto per le visualizzazioni, ma anche per le idee. Secondo me è un cattivo terreno, perché mischiare tante idee, secondo me, mette sempre in confusione. Invece sentirle magari in maniera scadenzata è più interessante. Questo per dirvi: ascoltate tantissima gente, perché ce ne sono di veramente bravi, e poi quando li avete ascoltati tutti, tirate fuori le vostre conclusioni. Allora, vediamo un pochino come sarà il cielo di questa settimana. Allora, il Sole è stabilmente all'interno del segno dell'Acquario, il 5 è addirittura a metà del segno dell'Acquario, quindi siamo nell'arco di tramonto del Sole nel segno dell'Acquario. Abbiamo la Luna che parte dal segno del Sagittario, e che quindi si svilupperà durante la settimana. Ve la faccio vedere così è molto più chiaro. Attraverso l'arco del Sagittario anche il 6, il 7 andrà nel segno del Capricorno, così anche l'8, il 9 si sposterà in Acquario insieme anche agli altri pianeti, il 10 sarà congiunta al Sole, l'11 sarà nel segno dei Pesci, molto vicino ad Urano, e il 12 nelle prossimità di Nettuno. Quindi questa cosa qui teniamola da conto, perché è parecchio interessante. Va bene. E Mercurio è agli ultimi gradi del segno del Capricorno, sta chiaramente per uscirne, così come Marte, che è al 23° grado. Venere è al 15° grado del Capricorno e questa settimana sostanzialmente resterà lì. Giove è al 7° grado del Toro e procede verso il centro. Saturno è al 6° grado dei Pesci. Urano è al 19° grado del Toro. Nettuno 25° grado dei Pesci. Plutone a un terzo, a metà del primo grado, pardon, del segno dell'Acquario. Ne abbiamo parlato a lungo. Se volete sapere qualche cosa di Plutone, andate a vedere il video relativo. Non c'è nulla in moto retrogrado, come potete vedere, tranne i nodi della Luna, di cui prima o poi parlerò seriamente, la cui testa è in Ariete, e chiaramente la coda è all'interno del segno opposto, che è la Bilancia. Quindi l'unica cosa retrograda, ma ci interessa relativamente, perché non ha passaggi la Luna su questo punto, in questo momento. Quindi diciamo che ci interessa veramente poco. Guardiamo un po' anche gli aspetti, ce ne sono di più durevoli e di meno durevoli. Questi sono quelli di lunedì. Come vedete, la Luna fa un po' di dispetti a Marte, c'è questa semiquadratura, mentre Marte è congiunto con Mercurio. Interessanti sono questi due sestili e questi due trigoni, pardon, di Urano con il pianeta Venere e il pianeta Marte, che però sono abbastanza larghi, sono tutti aspetti abbastanza larghi, dobbiamo dirlo, quindi è una settimana importante anche per questo. C'è ancora il sestile tra Saturno e Giove, questo è ottimo perché serve al mondo a recuperare del tempo, quindi per quanto riguarda il lavoro in generale, questo aspetto è abbastanza interessante. Adesso li andiamo a vedere segno per segno. Non è l'unica cosa interessante di questo cielo, ce ne sono altre, ma diciamo che è un cielo che, in quanto ad aspetti decisivi, abbastanza in discesa. Come vedete, peraltro, i pianeti sono quasi tutti compresi nei segni invernali e leggermente primaverili, quindi quando questo accade,
dall'altra parte c'è sempre qualche problema. Comunque, parliamo adesso del segno dell'Ariete. E allora, caro Ariete, ci sono molte questioni che sicuramente sono lì per finire o bene o male, su cui non si trova una decisione. Sicuramente questa settimana sarà una settimana in cui queste cose si sbloccheranno. Si sbloccheranno perché? Innanzitutto, i primi giorni c'è la luna nell'amico segno del Sagittario, quindi farà trigoni con i vostri soli di nascita, e poi esce Mercurio dal segno del Capricorno, che normalmente, essendo segni cardinali tutti e due, fa quadrature con il vostro sole e passa in aspetto con alcuni soli, sempre parlando di segni solarità, di sestile. Quindi tenete a mente questa cosa qua. Il nervosismo non andrà via completamente, perché Marte, i primi giorni di questa settimana, è ancora all'interno del Capricorno. Se vogliamo vedere la progressione fino al 12, è ancora tutto all'interno del segno del Capricorno, quindi questo nervosismo un po' diffuso, legato anche a queste questioni che però, come vi dicevo, si risolveranno abbastanza. Vedete, Mercurio fa addirittura tutti i primi 10 gradi all'interno del segno dell'acquario in modo retto, quindi sicuramente molte cose si sbloccheranno, come se non l'avessi già detto. Però questo riguarda anche altre situazioni, nel senso che magari c'è stata una difficoltà anche di programmazione, magari un'idea che avevate programmato era lì per non sapere se realizzarla o meno. Potrebbe essere un viaggio, potrebbe essere un weekend di coppia. Questo qui si sbloccherà già tra lunedì e martedì. Molto più probabile, secondo me, martedì che lunedì. Quindi preparatevi a dover mettere mano alle vostre risorse, perché si tratta anche di qualche cosa che richiede un esborso monetario. Venere all'interno del segno del Capricorno ancora e continuerà a perdurarci, è però lontana da Marte, quindi diciamo che gli aspetti un po' disarmonici rispetto all'Ariete dello zodiaco non sono così forti. Quindi consiglio a chi è del segno dell'Ariete di ponderare bene la situazione sentimentale. Quello che dirò vale anche un po' per la famiglia, ma la cosa importante, soprattutto per chi è singolo, è che forse è inutile cercare cose nuove, ma è meglio rifarsi un pochino a persone che avete conosciuto recentemente e con cui magari le cose non sono andate bene, perché avevate tutta quanto una sorta di complessi legati al volatilissimo Mercurio, per cui magari avete considerato male una persona. Mi riferisco soprattutto agli uomini, del segno dell'Ariete, vale anche per le donne, non mi riferisco soprattutto agli uomini. Magari avete considerato male una persona, gli avete dato poca importanza, l'avete reputata troppo ignorante o l'avete reputata troppo, magari con un lavoro non adatto all'uomo dei vostri sogni. Insomma, avete peccato un po' di superficialità in questa parte sentimentale. E il ritorno pian piano, il passaggio dei pianeti veloci all'interno dell'acquario vi farà svegliare da questa condizione. La prima avvisaglia l'avrete assolutamente adesso, perché il passaggio di Mercurio in acquario è soprattutto questo, è tante cose, ma è soprattutto questo, per cui ragionate in questa maniera, soprattutto se siete single. Stessa cosa in famiglia, forse è il momento di scusarsi di alcune cose. Sul posto di lavoro, anche qui si dovrebbero sbloccare determinate cose. Chi è alla ricerca di un lavoro molto probabilmente potrebbe ricevere delle proposte. Attenzione, perché ci sono delle proposte dove la parte monetaria non è così buona, ecco, cioè non sarete remunerati per quello che siete. Questo è l'effetto di Plutone, che si mette al di sopra del pianeta Mercurio, però è una cosa che si può mercanteggiare. Quindi per chi è che sta cercando un nuovo lavoro, consiglio, prima di prenderselo, di mercanteggiare sulla retribuzione, perché altrimenti questa cosa, questo lavoro preso, magari trovato anche fortunatamente, potrebbe darvi seri problemi andando avanti, perché appunto poco remunerato.
Allora, caro segno del toro, molti pianeti sono ancora all'interno del segno del Capricorno, ragion per cui fanno ancora aspetti di trigoni interessanti con il vostro sole. Il problema è che Mercurio se ne va, già il sole è in acquario, è al centro dell'acquario, quindi interessa praticamente tantissima gente del toro. E sappiamo bene che per il toro gli astri all'interno del segno dell'acquario fanno aspetti di quadratura. E ci sono delle cose che riguardano un po' l'energia che non c'è. Avete poca testa per il lavoro, ve la dico molto brutalmente. Quando avete poca testa per gestire il lavoro, probabilmente dovete dedicarci poco tempo. Ricordatevi che comunque all'interno del vostro segno c'è un sestile di Giove e Saturno che rappresenta un po' l'avanzamento in tutte le cose, per cui la settimana lavorativa con qualche piccolo inciampo tra mercoledì e giovedì dovrebbe scorrere abbastanza tranquilla. Ho fatto questa premessa sul lavoro proprio per dire che molto probabilmente quello a cui vi dovete dedicare di più in questa settimana è la vostra famiglia, perché avete aspetti ancora buoni. Dopo ci sarà un raffreddamento, un po' di tutto, e quindi è il momento buono per andare a riprendersi un po' gli spazi, compresi quelli della casa, che non avete sfruttato, non avete vissuto bene nell'ultimissimo periodo. Una cosa che vi consiglio, per esempio, chi li ha ancora, chi ha la fortuna di averli ancora, è magari di fare visita ai genitori. Questa è una cosa importante, perché è un momento per i legami fondamentale per il toro. Ci sono dei cambiamenti abbastanza importanti che derivano dalla posizione dei pianeti lenti rispetto al toro, e quindi il momento buono per visitare i parenti. Anche i discendenti, non soltanto gli ascendenti, è probabilmente questo, anche magari per chiarire qualche questione legata a queste cose. Se siete in discussione per un'eredità, probabilmente è anche il momento buono per questo, perché il Mercurio in Capricorno, dal punto di vista del denaro, vi rendeva completamente competitivi. Adesso siete un po' più morbidi, si può parlare di più con voi, anche perché questo Plutone va in quadratura per tantissimi anni, quindi sarà il momento per tanti del Toro di dover ragionare su queste cose, di essere stati forse un po' duri in certi momenti, e vi rimando sempre al video su Plutone, naturalmente, se volete saperne di più. Però è probabilmente un ragionamento questo qua che dovete farsi. Quindi riappropriatevi dei vostri spazi, riappropriatevi della vostra casa. È un momento ottimo per comprare qualcosa che riguarda la famiglia o la casa, fare qualche investimento per tutti, tutti ve ne ringrazieranno. Passiamo all'unica parte che sembra interessi le persone che mi seguono, lo racconto così, ma in realtà c'è un fondo di verità, che è il problema dei sentimenti. Per quanto riguarda la famiglia, dovrebbe scorrere quasi tutto liscio, se non che alcuni impegni potrebbero tenervi più lontano da casa del solito, e la vostra compagnia, marito, moglie, fidanzati che sia, potrebbe avervene a male. Quindi magari, se i primi giorni della settimana siete particolarmente impegnati, cercate di recuperare il weekend, dove invece, nervosismo a parte, potreste avere delle piccole nervosismi, soprattutto il sabato, dovreste essere abbastanza liberi e potrebbe essere un bel weekend con punte, come dico io, di indimenticabilità. Per i singoli, invece, il consiglio è quello di buttarsi, nel senso che è un momento in cui le stelle sono particolarmente propizie, quindi tentare una nuova conquista è estremamente possibile, soprattutto puntando sulle virtù proprie del sesso, cioè sulla femminilità, sulla mascolinità, quindi insomma su quello che normalmente accade all'interno della propria sfera. Quindi cercate di
lavorare molto sulla vostra, sulle vostre caratteristiche peculiari e ne sarete sicuramente ricompensati. Gemelli. Per quanto riguarda i gemelli, abbiamo questo transito di Mercurio che per voi sapete è sempre importantissimo. È un momento in cui si sbloccano un sacco di cose, ma soprattutto voi vi sbloccate e quindi cominciate a riprendere impegni e come se vi stesse risvegliando. Questa è una cosa che capita spesso ai gemelli in questo periodo, come se vi stesse risvegliando perché i pianeti veloci stanno correndo verso di voi, soprattutto stanno passando all'interno dell'amico acquario. C'è da dire che il gemelli, se non è impegnato, fa danni, quindi è particolarmente importante che vi sentiate impegnati, soprattutto dopo l'ultimo periodo, con i transiti dei pianeti veloci in Capricorno che vi avevano di fatto bloccato, vi avevano annoiato. Questa noia non vi dico che sparirà di colpo, ma durante questa settimana avrà una redenzione importante. E inizierà quel momento di impegno vero su tutti i fronti che vi porterete fino al giorno del vostro compleanno. E sarà un momento in cui questa parte qua, legata al mondo della vita pubblica, della vita che in generale un Gemelli vuole fare, quindi anche quella relazionale di tipo, diciamo, lavorativo, economico, avrà questo spunto. Quindi chi è che cerca lavoro ed è dei gemelli, probabilmente questa è una settimana veramente buona, nasce sotto ottimi auspici, e più avanti la settimana e più migliora. Quindi giovedì e venerdì sono i momenti migliori anche per un colloquio di lavoro. Per quanto riguarda invece le relazioni sentimentali, sarà ancora una settimana di tensione, sta passando, non preoccupatevi amici dei gemelli. Però si comincia a vedere qualche sprazzo. Non vi consiglio personalmente di tentare conquiste questa settimana, ma piuttosto di lavorarci vicino. Quindi, per esempio, se c'è una persona che vi interessa particolarmente, cominciate piano piano ad entrare nel suo quotidiano. Il Gemelli, questa cosa qui di entrare nel quotidiano delle persone, lo sa fare benissimo, però di solito si perde poi a un certo punto, perché una delle cose più semplici, semplicemente chiare dei gemelli è proprio che aborriscono la noia. Quando c'è noia non c'è il segno dei gemelli. E quindi cercate di essere costanti in questa cosa qui, ponetevelo come obiettivo. Cioè cominciate a corteggiare una persona iniziando a mettere i piedi all'interno della propria vita. Se sono persone di segni di terra, cioè Capricorno, che vi ricordo la vostra vittima preferita, Toro o Vergine, il consiglio è di essere presenti in maniera molto poco discreta, nel senso che questi segni in questo momento hanno un trasporto che li porterà poi attraverso una certa solitudine, vale un po' per tutto lo zodiaco. E quindi ricevere buongiorno, buonanotte, come stai, cosa stai facendo è fondamentale. Quindi, per chi è single, il consiglio è questo: anche se sono persone che sembrano irraggiungibili, questo sistema qui di mettere piano piano piede nella loro vita inizierà a funzionare. I giorni di lunedì e martedì probabilmente avrete meno fortuna, perché la Luna è ancora in Sagittario, quindi sostanzialmente è dall'altra parte dello zodiaco, che per voi è veleno. Il Gemelli, da buon fantasista, subisce queste sorti. Già con l'entrata in Capricorno della Luna, mercoledì già dovreste iniziare a carburare. Il weekend sarà ottimo. Se avete seminato molto bene, probabilmente già a livello sentimentale nel weekend potrete raccogliere i frutti. Mentre invece dal punto di vista lavorativo potrete godervi veramente un po' di riposo, perché come vi dicevo, sarà comunque una settimana dal punto di vista lavorativo estremamente rocambolesca. Sarà anche un momento in cui molto probabilmente agli amici dei gemelli che fanno le fatture, quindi sono liberi professionisti, molto probabilmente rientreranno di diversi soldi che sono un po' proporzionati a quanti gliene devono dare. Quindi più avrete debito,
più avete, sì, più avete dei, più hanno debito verso di voi, cioè più avete dei crediti e più soldi vi rientreranno in proporzione. Cancro. Allora, segno del cancro, i domicili e gli altri segni d'acqua sono abbastanza vuoti, se non per quel Saturno e quel Nettuno onnipresenti e lo saranno ancora per parecchio tempo in pesci. Chiaramente avete tutti quanti i pianeti contro, ma probabilmente li avete usati bene contro fino a un certo punto, perché sono in Capricorno, quindi sono opposti ai vostri soli di nascita. Ci si metterà anche la Luna, che è la vostra padrona, come ben sapete, a darvi fastidio già da mercoledì. Quindi attenzione alla parte domestica della vostra vita, cioè dentro casa potreste avere diverse nevrosi. Vi consiglio di uscire di casa quanto più possibile. Fate lunghe camminate, usate questo momento per riflettere moltissimo sui vostri sentimenti. Per quanto riguarda i single, sarà molto facile, ve l'ho raccontato più volte, sfruttare l'effetto cucciolo, perché quella Venere dall'altra parte, quando si unirà alla Luna, vi porterà un grossissimo effetto malinconia e sembrerete tanti bimbi sperduti. C'è anche Marte dall'altra parte che farà ancora più, vi renderà, vi dico una parola, non la prendete come brutta, patetici. Ecco qua. E se saprete sfruttare questa cosa, potrete mettere forse una bandierina decisiva all'interno della vita di una persona che vi piace, soprattutto se siete donne del senso, del segno del cancro. Cioè sfruttate questa vostra malinconia per apparire molto più romantiche del solito, nonostante il cancro già di suo sia romantico, però potrete apparire molto più romantiche del solito. E quindi non è una cosa per niente male questa Venere che incrocia la Luna all'opposto del vostro segno, ma proprio perché, essendo del segno del cancro, sapete bene come far funzionare questo tipo di orologio. Per quanto riguarda il lavoro, sarà in ripresa. Vi siete annoiati veramente tanto quando avevate quel Mercurio all'opposizione, tant'è vero che molti di voi forse avevano pensato di cambiare lavoro, anche perché forse arrivavano poche commesse. Allora, diciamo che c'è un momento, questo dovrebbero sentirlo tutti, dello zodiaco, nel quale chi è libero professionista, chi lavora con le commesse, ha avuto uno stop. Queste commesse, si sono stoppate proprio per, motivi di indecisione di tutto lo zodiaco su quello che c'è da farsi. È un momento di fibrillazione per quanto riguarda il commercio, per esempio, ma per quanto riguarda anche gli affari legali. Queste cose piano piano si sbloccheranno con l'entrata di Mercurio all'interno dell'acquario. Il transito poi arriverà addirittura nei pesci e là le cose miglioreranno ancora. Quindi, caro Cancro, il consiglio sentimentale te l'ho dato. Quello lavorativo è di cominciare a capire dove bisogna seminare, perché sarà mai come quest'anno è importantissima la semina, perché il raccolto sarà comunque buono, ma potreste trovarvi meno, questo succederà nel mese di agosto e settembre, meno di quello che avete seminato lavorativamente perché avete scelto una strada sbagliata. Questa settimana è ottima per ponderare dove colpire. Cioè, che tipo di investimento fare, su chi puntare, anche le persone, su chi assumere. Quindi utilizzate questo momento per ragionare bene su che cosa, come se foste dei contadini, su cosa dovete seminare nel campo. Il sestile tra Giove e Saturno, di cui vi parlavo, è particolarmente importante, un po' perché è stretto, ma un po' perché Saturno è quello che nobilita la semenza, cioè quando il seme è sotto la terra lo fa crescere. È una cosa legata al mondo dell'alchimia, ma ve la racconto così. Ragion per cui sotto questo auspicio, quello che si semina molto probabilmente darà molto ma molto frutto, ma deve essere seminato con la sapienza di Giove, cioè non vi buttate in cose che non conoscete. Deve essere qualche cosa con cui già lavorate bene e quindi portate
potrete condurre al meglio. Questo potrà valere, sempre per il cancro, anche nei sentimenti. Magari riprovarci con una persona che conoscete bene potrebbe trovare mutato il suo animo e questa volta, invece che un no, potreste ricevere un successo. Leone. Allora, caro Leone, il Sole è dall'altra parte dello zodiaco, Mercurio è dall'altra parte dello zodiaco, Plutone è dall'altra parte, aiutatemi a dire, è dall'altra parte dello zodiaco. Quindi, caro Leone, il lavoro questa settimana sarà soltanto faticoso e, come diceva qualcuno, se fate nottate o vi impegnate particolarmente, se lo ricorderà soltanto chi a casa vi aspetta la sera e basta. Quindi questa sostanzialmente è una settimana non fondamentale per il lavoro. Io direi cercate di viaggiare molto ma molto a rimorchio, perché le possibilità di fare cose sbagliate per voi sono veramente tante. Cioè ci sono tutta quanto una serie di intoppi che potrebbero funzionare male. Prima al segno del cancro ho parlato del fatto di cominciare a piantare i semi. Ecco, questo voi non lo dovete fare. Questo è il momento, più che piantare i semi all'interno del lavoro per vedere cosa si sviluppa, è quello di estirpare le colture. Cioè, mentre chi è del segno del cancro è giusto che semini, voi dovete cominciare a capire quali sono le colture da estirpare. Perché per voi la semina arriverà un po' più avanti, fra un po' quel sole se ne andrà dall'opposizione e quindi potrete farla con fiducia per raccogliere poi nei mesi di settembre-ottobre, però dovete aspettare. Quindi questa settimana vi consiglio di viaggiare a rimorchio sul lavoro, minimo sforzo, massimo risultato. Se siete dei docenti o comunque persone che lavorano con l'educazione, è il momento forse di fare quanti più compiti scritti possibili, perché c'è bisogno di verifiche. Vale anche per il lavoro, vale anche un po' per l'amore. È il momento in cui, caro Leone, dovete mettere un po' alla prova la persona amata per vedere come risponde. È un momento in cui la vostra bellezza è legata soprattutto alla vostra personalità. Potreste avere intorno persone che sono legate o alla vostra presenza, cioè stanno con voi perché voi siete sempre presente, o alla disponibilità di denaro che avete. Questa è una cosa che vi dico è brutta, ma è una cosa estremamente possibile. Con Mercurio dall'altra parte e Plutone dall'altra parte, che sovraintendono più o meno entrambi al denaro, potete mettere alla prova questa persona e avere gli occhi molto aperti. Non è che non dovete metterla alla prova gli altri giorni, è bello sempre avere delle certezze mettendo alla prova il proprio partner, non è sbagliato, non è sbagliato mai, però in questo momento avete gli occhi particolarmente aperti. Quindi se mettete alla prova la vostra relazione o di lungo corso o breve conoscenza, capirete un pochino l'altra persona esattamente che scopi ha. Quindi potrete uscire da questa settimana notevolmente rinforzati. I primi giorni sono i migliori, il weekend è il momento peggiore per fare questa cosa, ma in generale sarà un weekend molto nervoso. Io vi consiglio di dedicarvi ai vostri hobby e non comprate nulla in questo weekend. Se pensate, se siete collezionisti o cose varie, attenzione a quello che comprate in questo weekend, perché potrebbe esserci nascoste e discrete fregature. Per quanto riguarda gli uomini del Leone, vi do il consiglio più o meno che ho dato prima: cercate, se siete single soprattutto, di andare a rapportarvi con persone che sono molto legate magari al vostro essere, alla vostra personalità e non a quello che rappresentate, al vostro status symbol, perché è molto facile prendere un abbaglio. E se vi fate fregare da una persona del genere, è possibile che questa relazione poi si possa trascinare in cose non belle dopo. Quindi mi raccomando, amici del Leone, non vi fate fregare. Studiate molto bene le persone con cui state per intraprendere una nuova relazione. È anche il momento buono per provare un amante o per provare qualcuno che per voi ha detto che lascerà un altro uomo o un'altra donna. Questa settimana potrebbe essere risolutiva da questo punto di vista.
non abbiate paura di soffrire, leone, mettete le carte in tavola, scopritele e vedete questa persona che reazione ha. Dovrebbe essere, per quanto riguarda gli astri, molto ma molto sincera. Vergine, allora, con Venere proiettata ancora all'interno del Capricorno, Marte che è agli ultimi gradi del Capricorno e quel Mercurio che toglie un pochino l'interesse materiale all'interno delle relazioni che è passato in acquario, direi che l'amore è il centro dei nostri interessi. Ci sono delle relazioni che probabilmente molti di voi hanno iniziato già diverse settimane fa. È il momento di approfondirle ed è anche il momento di programmare, diciamo, l'uscita per mettersi insieme. Io molte volte la chiamo così. Tutti noi nella nostra vita abbiamo sicuramente avuto un momento in cui abbiamo deciso che dovevamo provare a metterci insieme, tra virgolette, a fidanzarci, si diceva una volta, anche non ufficialmente, con una persona. Bene, questa cosa se la programmate a metà della settimana avete molte possibilità di portarla a casa per il weekend. Quindi mi raccomando, programmatela molto bene. È un momento importante per tanti di voi, per chi è che vive relazioni nuove, ma anche per chi ha una famiglia e vuole consolidare una certa idea. Nel senso che è un momento ottimo per dire alla propria moglie, al proprio marito, compriamo la casa in montagna. È un esempio, chiaramente. Oggi chi si può permettere una casa in montagna? Facciamo dei lavori a casa. Compriamo questa cosa che è costosa, verrete probabilmente ascoltati. Se all'interno della famiglia c'è qualcosa che vi serve o desiderate particolarmente, è un buon momento per esprimersi, anche se siete figli, quindi funziona anche questo. Quindi magari se i vostri genitori devono comprarvi qualcosa, soprattutto di tecnologico, soprattutto roba tecnologica, dovrebbe incontrare senza grossi problemi il favore dell'altra parte, quindi investite magari in tecnologia, cambiare il cellulare, comprare un nuovo computer o cose simili, un master in informatica. Sto esagerando un po', però il concetto è un pochino quello. Quindi, se sono cose che ritorneranno all'interno della casa, dovreste avere non dovreste avere problemi. Il fatto che il Sole sia in acquario con quel passaggio di Plutone potrebbe azzopparvi un po' dal punto di vista della sicurezza, soprattutto parlo per i nati dei Vergini, della Vergine che soprattutto hanno relazioni nuove, dal punto di vista sessuale. Quindi non vi dico che il sesso bisogna farlo sempre, ragazzi, però se non siete brillanti o avete poca voglia, non preoccupatevi perché è un momento di trasporto che piano piano andrà scemando verso la metà del mese e si riacuirà poi alla metà di marzo. Quindi avete questa piccola onda per cui sarà un momento abbastanza scarico dal punto di vista dell'istinto. Preoccupatevene poco, magari spostate l'attenzione su altre cose che vi fanno salire l'adrenalina. Anzi, vi consiglio magari usare il volano dell'adrenalina proprio per compensare un po' questa carica erotica che non è proprio il massimo, nonostante quel Marte in Capricorno. Sono insicurezze, normalmente, sono insicurezze. Sul lavoro non pensate troppo, ogni cosa che pensate è assolutamente persa. Questo momento di transito all'interno dell'acquario di Mercurio vi fa capire soprattutto che sono delle cose da cambiare. C'è da studiare, c'è una strategia da ripensare completamente, perché quella precedente che ha dato gli ultimi colpi e vi ha portato gli ultimi guadagni si va ad esaurire. Ora, in generale, nel mondo della creatività siamo a una svolta epocale. Quindi, se lavorate anche vagamente con il mondo della creatività, cari amici del segno della Vergine, è il momento di rimboccarsi le maniche e agire seriamente. Quindi sul lavoro approfittatene questa settimana per fare tutte le domande e tutti i preventivi possibili, perché Mercurio non si è ancora allontanato completamente dal segno del Capricorno, è lontano ancora dai pesci che sono un po' la vostra nemesi in questo caso,
E quindi avete ancora buone possibilità di uscirne vivi. Quindi mi raccomando, preventivi, cercate di bloccare quante più cose possibili legate all'economia del vostro lavoro e alla tecnologia in questa settimana. Sarà fondamentale. Bilancia. Allora, bilancia, naturalmente il sole è al centro del segno dell'acquario, quindi vi sentite vivi, come sempre vi ho raccontato. Che state meglio degli acquario, perché quando il sole all'interno pone anche dei dubbi, dice: ma perché sto buttando tutta questa energia? Non è un problema vostro, perché il sole un po' più basso vi dà soltanto aspetti positivi. E Mercurio arriva e fa una cosa buona, perché fino adesso, dal punto di vista sentimentale e carismatico, vi è mancata un po' di quella brillantezza, un po' di quella intelligenza, soprattutto se avete il sole in terza casa, un po' di quella intelligenza che normalmente vi contraddistingue. Dovete sapere che il nato in bilancia normalmente viene preso per due motivi: la solidità che ha e la sua intelligenza. Quindi è un po' un connubio che molte volte superano anche la fisicità. È una cosa così. Soprattutto di 40 anni di età. Questo transito di Mercurio all'interno del segno dell'acquario, passando sopra Plutone, vi aiuta molto, soprattutto per chi ha avuto la nascita, ha avuto quel Plutone all'interno del segno della bilancia. Vi rimando al video in cui ne parlo. Sono molti di noi, perché molti di noi è comune. Anch'io sono nato con Plutone nel segno della bilancia, sono del 77. Quindi vi stavo dicendo, tornerà in auge questa cosa, e questa cosa funzionerà molto bene sia sul lavoro che che nei sentimenti. È importante una cosa: il passato, anche recente, ve lo dovete dimenticare. Se avete avuto delle defiance anche importanti, non parlo del sesso soltanto, ma se avete avuto delle defiance anche importanti, non vi siete sentiti apprezzati, avete ricevuto dei commenti negativi, cosa che succede sempre nel mondo di internet, arrivano 100 commenti negativi al giorno a qualsiasi cosa facciate, buttatevi completamente alle spalle, dovete resettarli. Perché se non li resettate, queste cose potrebbero uscire e darvi molto 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 fastidio. Quindi cercate di resettare soprattutto il recente passato. Le critiche del recente passato lasciatele cadere. Non provate a rispedirle al mittente, perché giusto voi vi sentirete un attimo, un momento meglio, e potreste pensare di rinfacciare le cose anche dal punto di vista sentimentale. Non lo fate, perché vi torneranno indietro. Per rinfacciare le cose, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Potremmo aspettare quando il nostro caro Mercurio dall'altra parte andrà a incontrare Saturno nel segno dei pesci, ma poi di questa cosa io ne parlerò a lungo, veramente a lungo. Se siete bilancia single, ricominciate a sfruttare questo vostro carisma, questa vostra solidità che piano piano si riprende. E curate particolarmente l'abbigliamento questa settimana. È un momento dove questo revival del vostro carisma, della vostra intelligenza e tutto il resto deve essere accompagnato da un ordine molto preciso della persona. Per capirci, caro segno della bilancia, non è il tempo di essere spettinati e geniali. No, non funziona, non è ancora quel tempo, lo sarà a breve. Ma è il tempo invece di essere ordinati, perfetti e geniali. Quindi mi raccomando, cari amici della bilancia, curate particolarmente il vostro aspetto. Potrebbe essere un momento buono per rinnovare proprio parte del vostro aspetto, cambiare il taglio della barba se siete gli uomini, cambiare il taglio dei capelli. Ve ne ho già parlato, se vi ricordate, la settimana scorsa per quanto riguarda il leone. Una volta tocca la bilancia. È il momento per le donne della bilancia, questo qui, di accorciare i capelli. Credetemi o no, è il momento di accorciare i capelli e soprattutto di iniziare nuove letture, letture nel senso di leggere libri. Quindi iniziate nuove letture, perché quelle che nascono sotto questo aspetto
Saturnino Gioviano sono molto 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 interessanti. Quindi potete trovare degli spunti culturali particolarmente interessanti. La salute potrebbe avere qualche piccolo problema rispetto all'età, quindi rispetto all'età che avete, i malanni dell'età, diciamo, saranno particolarmente presenti questa settimana più che in altre settimane. Scorpione, allora, caro Scorpione, il sole è chiaramente ancora lontano dall'essere un segno amico, perché come ben sapete lo Scorpione è un segno d'acqua. Il sole al momento è all'interno dell'acquario e quindi ci troviamo in un aspetto di quadratura di quel sole all'interno dello scorpione. Lo scorpione è quando ha il sole in quadratura, di solito si scarica di colpo, come se gli togliessero le batterie, e diventa particolarmente nervoso. L'uniche persone che probabilmente sopporterete sono le persone chiamate. Ricordatevi che dall'altra parte ci sono anche Giove ed Urano, quindi attenzione a non scontrarvi con le persone che vi educano. Quindi, magari se avete esami all'università, caro Scorpione, non vi mettete a fare la predica col professore perché avete tutto da perdere, tutto da perdere. E con i vostri superiori non è assolutamente il momento di contestarli. Quindi è un momento in cui dovete stare sotto coperta. Dovete lavorare di trincea. Chi sta in trincea, però, di solito è una persona che normalmente osserva. Quindi sfruttate questo momento per osservare tantissimo. Dal punto di vista sentimentale, questo stare in trincea vi potrà aiutare, perché se non vi fate vivi, se siete single, e non vi fate vivi con la persona che volete corteggiare, questa qui potrebbe incuriosirsi particolarmente. Quindi, fuori c'è la tempesta, fuori piove, voi mettetevi al calduccio delle vostre certezze e aspettate che passi sul fiume il cadavere del vostro nemico. È un momento molto buono per osservare, perché quando lo scorpione non è in crisi, vede quasi tutto rosa, anche quello che rosa non è. Mentre invece, quando è in questa situazione, è uno dei momenti migliori per rendersi conto delle cose. Alla fine di questa settimana, molti di voi si renderanno conto che corteggiare con una determinata persona non vale la pena. E dovete fare un po' i detective questa settimana, vi riusciranno particolarmente bene. Questa cosa potrete utilizzarla anche sul lavoro. Mettete sotto la lente di ingrandimento i vostri colleghi, come vi dicevo, non i vostri superiori, è il momento di non schierarsi contro i superiori, ma mettete sotto la lente i vostri pari grado, avete una sorta di immunità perché al momento è come se foste invisibili. Quindi poca gente si preoccuperà di voi e voi potrete lavorare, perdonatemi la cosa, ma è il concetto nell'ombra. Questo qua varrà assolutamente anche per le relazioni sentimentali, quindi state da una parte e state dall'altra. È un buon momento, caro Scorpione, per chiudere una relazione sentimentale. Perché chiudendo una relazione sentimentale in questo periodo, non soltanto questa settimana, ma poi anche quella dopo, se è una relazione consumata e voi avete già dove andare a spendere le vostre energie, caro Scorpione, molto probabilmente sentirete ancora di più la fine di questa relazione, e lasciare andare è una cosa che io odio come parola, perché non si lascia andare niente, non è che sono coriandoli le persone, però diciamo interrompere una relazione in questo preciso momento è cosa molto buona, veramente buona, perché non ne pagherete lo scotto, questo è importante. Quindi non tenete duro su niente, è il momento giusto per disfarsi di un po' di cose. È anche il momento giusto per disfarsi di un po' di cose di casa. E vi consiglio peraltro di non acquistare niente che durerà tanto dentro casa. Non comprate oggetti di arredo o cose che staranno tanto tempo dentro casa, perché nascono sotto pessimi auspici. Ora noi in Occidente abbiamo perso questa parte qui dell'astrologia, che invece è molto presente in Oriente. Però, caro Scorpione, attenzione a quello che ti metti dentro casa, perché tutto ciò che viene comprato
in questo periodo nasce sotto pessimi auspici e potrebbe essere anche una fregatura. Attenzione agli affari, soprattutto quelli che movimentano merce da lontano, quindi anche il web per capirci, perché anche lì ci potrebbe essere una possibile truffa. Quindi attenzione, fate attenzione particolarmente a queste cose. Sagittario, amici del Sagittario, il sole è passato a darvi dei sestili, adesso è proprio nel pieno dell'acquario, quindi sarete estremamente propositivi. C'è un ottimismo di base che è portato anche dal fatto che i primi due giorni avete la luna. È un momento in cui potete fare tantissime cose. Un primo consiglio che vi do è di non strafare. Attenzione, non dovete strafare, perché il solito super ottimismo potrebbe mettervi il prosciutto davanti agli occhi, soprattutto tra lunedì e martedì. Mercoledì potreste avere un bruttissimo risveglio, giovedì peggio mi sento. Quindi la cosa più interessante da fare è essere ottimisti, essere gioviali, tutto quello che volete, ma con molta coscienza, nel senso non date sentimentalmente occasioni a persone che sono già andate via. Se qualcuno vi contatta lunedì o martedì, dategli subito il ben servito, perché vi ha rivisto nel pieno della vostra forma, con qualche preoccupazione di troppo che se n'è andata, con qualche incasso che avete fatto e vuole ritentarci. Ma voi siete molto bravi e non ci ricascherete. Questo quasi quasi ve lo vorrei far promettere, perché conosco tanta gente del Sagittario che con alcuni aspetti è pronta a buttarsi subito tra le braccia di questa ritornata persona. Non lo fate assolutamente, o meglio, studiatela bene, potrebbe essere anche pentita davvero, ma è importante non diate chance a persone che non se lo meritano. Dal punto di vista lavorativo inizia un arco, c'è già una ripresa che era partita, ma sicuramente avrà un'accelerata. C'è questo aspetto Giove-Saturno, che non ci dobbiamo mai dimenticare quando parliamo del Sagittario, dobbiamo sempre parlare di Giove, che però è all'interno del segno dei Pesci, quindi questa cosa qui potrebbe produrre dal punto di vista lavorativo un'illusione, nel senso che magari vi chiamano per un lavoro e poi in realtà questo lavoro è molto più in là, quindi parecchie cose potrebbero essere spostate più in là con il tempo, non è per niente impossibile. Non ve la prendete, questa cosa ve ne accorgerete peraltro non questa settimana, però un lavoro che vi verrà proposto molto probabilmente è qualcosa che va in là nel tempo, non ve l'hanno detto, vale anche per il pagamento chiaramente, non ve l'hanno detto, ma è qualcosa che va in là con il tempo, quindi cercate di essere su questo abbastanza tolleranti, è un lavoro che comunque va bene. All'interno della casa è un momento comunque ottimo. È un momento, a differenza dell'amico Scorpione, in cui forse dovete riempire la casa di cose nuove, c'è un po' di vecchiume da dar via, sarà una settimana in cui le cose vecchie vi sembreranno particolarmente brutte, e questo è importante. E nel weekend comincerete a subire un po' di malinconia, domenica sarà la classica domenica del Sagittario, come la chiamo io, quella in cui ripensate un po' a tutto il tempo che avete buttato nel weekend. Però sarà un weekend ottimo per frequentare gli amici, quindi mi raccomando amici del Sagittario, date molta importanza ai vostri amici questa settimana, perché è fondamentale. Come ho già detto a qualcuno, è anche il momento buono per investire in tecnologia, sono cose che nascono sotto ottimi auspici, però cercate di non spendere troppo, perché mentre le cose di media spesa avranno una discreta fortuna, le cose di grande spesa, per quello che vi ho detto prima rispetto a Giove e Saturno, potrebbero invece rivelarsi sulla lunga dei pessimi affari. Quindi comprate cose che costano moderatamente, non comprate cose super costose, perché gli affari super costosi potrebbero darvi poi dei problemi. Un'ultima cosa per i single, questa cosa vale anche per le persone che potreste incontrare. Non sparate troppo alto, perché magari questa settimana una persona potrebbe dirvi di sì, che è un po' lontana,
da voi per tanti motivi. E potrebbe poi dirvi di no settimana prossima, repentinamente, e questo potrebbe farvi rimanere particolarmente male. Il Sagittario, quando non si sente troppo considerato in amore per le proprie qualità, ci rimane male, soprattutto se siete o di giovane età o avete passato i 40. Capricorno, e ci sono delle cose che bisogna mettere in fila. È vero che Mercurio esce dal segno questa settimana e inizia ad entrare nel segno dell'acquario, ma non sarà negativo fino a quando non arriva in Vergine. Quindi tutto quello che avete lanciato settimana scorsa dovrebbe funzionare ancora abbastanza bene. A parte qualche problema con la tecnologia e comunicazioni, quindi rete, cellulari, questa roba qua, stateci attenti perché potrebbero darvi qualche problema. E è un momento importante per i sentimenti, perché quella Venere piantata lì, vi dice che c'è bisogno di una svolta. C'è molti Capricorno che si lasciano amare senza dare troppo in cambio, ora probabilmente invece devono corrispondere a queste persone e dovete farlo soprattutto perché quello che farete in questa settimana, che tra l'altro precede San Valentino, che di solito per il Capricorno non è un bellissimo periodo astrologico per un fatto solare, e dovete chiaramente cercare di dare molto questa settimana dal punto di vista affettivo. Perché è un momento in cui voi sembrate un po' il centro delle attenzioni, il vostro partner si aspetta da voi molta molta comprensione per cominciare e si aspetta da voi soprattutto moltissimo affetto, anche molto sesso. Quindi caro Capricorno, caricatevi, mangiate bene, dormite tanto perché questa settimana sarà veramente stressante, ma l'occhio particolare lo dovete a chi vi vuole bene. Anche ai genitori, quindi mi raccomando, amici del Capricorno, lavorate, lavorate in questo senso. E per quanto riguarda i single, che sono sempre una grandissima parte dei miei amici Capricorno, la forza di Marte è ancora con voi, anzi, sta sfumando, quindi vi sta togliendo. Allora, uno dei problemi del Capricorno molte volte è una sua ipersessualizzazione. Quando avevamo Marte al centro del segno, questa ipersessualizzazione era molto forte, ok? Anche se un po' limitata da Mercurio, che però adesso se n'è andato. Ora che va sfumando verso il segno dell'acquario, chi ha paura dell'ipersessualizzazione del Capricorno, quell'uomo è troppo virile, quella donna è troppo femminile. Sto dicendo dei termini che vedo dire spesso, sono tutti i miei amici più giovani. Questa cosa va sfumando, quindi potreste recuperare quelle persone che vi hanno giudicato un pochino troppo focosi. Se avete peccato di focosità, mettiamo tra virgolette, questa cosa andrà un po' sfumando, ma dovete essere bravi, dovete essere molto bravi, cioè dovete nasconderla sotto la cenere, ok? Cioè Marte che si sposta, Mercurio che si sposta, vi danno questa possibilità. Mentre al fatto che avete interessi molto carnali, non ci avrebbe, che non avete interessi molto carnali, non ci avrebbe creduto nessuno. Settimana scorsa, questa settimana questa cosa può essere contrabbandata, passatemi il termine, in maniera molto molto efficace. Quindi, cari amici del Capricorno, nascondete queste vostre voglie sotto il tappeto e presentatevi come una persona da voglie medie. Non è vero, però poi con la luce spenta potrete regolare i conti. Dovete arrivarci a quel momento. E questo vale anche un po' per le relazioni in generale. Io adesso l'ho buttata un po' sullo scabroso e sulla camera da letto, però considerate che questa cosa vale un po' per tutte le relazioni sentimentali, soprattutto per quelle che cominciano. È un momento in cui fate paura. Anche sul lavoro fate paura. Attenzione a non fare richieste troppo azzardate. Anche se sono degli affari, molto probabilmente non ve le accetteranno.
Quindi state molto, 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 molto attenti a questa cosa qui. State molto attenti a questa cosa qui perché non dovete sparare troppo alto. È un momento in cui forse dovete stare con i piedi per terra, soprattutto se richiedete soldi, se chiedete prestiti. È un momento che dovete stare molto per terra. Non chiedete più di quanto potete sostenere o restituire perché potrebbe crearvi un buco molto serio. Amici dell'acquario, innanzitutto auguri a chi fa il compleanno. Statisticamente gli acquari sono più concentrati verso il centro del segno, a differenza di altri segni tipo i pesci. E è un momento in cui col sole al centro del vostro segno godete del massimo dell'energia. Naturalmente questa energia è anche troppa, quindi chi si trova in una situazione di favore e anche economico ne godrà pieno, ma chi si trova in una situazione un po' di svantaggio o un po' di sofferenza potrebbe sentire questa energia come troppa, potrebbe sentire questa energia come una voglia di rivalsa. State attentissimi, amici, a questa cosa qui. Cioè, non usate questa energia per delle vendette, perché è il periodo peggiore per farle. Vi verranno rinfacciate, non vi dico all'infinito, ma quasi. Quindi state particolarmente attenti a questa cosa. State particolarmente attenti a non usare questa energia per vendicarvi. Mercurio. Dopo lunedì arriva nel segno, porta una ventata di novità, non che i semi sestili all'interno del Capricorno fossero fastidiosi, per carità, quando Mercurio è in Capricorno l'acquario tiene solitamente la barra dritta e inventa anche qualcosa, ma adesso che arriva nel segno dovrebbe portare rinnovata voglia di fare, soprattutto in progetti che sono nuovi, mentre i progetti vecchi vanno avanti di per loro, quelli nuovi arriveranno, diciamo, entreranno nella loro fase di definizione. Ora qua, quando Mercurio entra nel segno dell'acquario, normalmente per il nato in acquario è un momento in cui bisogna essere un po' cinici, perché Mercurio vi suggerisce un sacco di scorciatoie. Molte volte l'acquario, per uno strano animato e molte volte ingiustificato, ve lo dico prima, se senso di giustizia, non procede con queste malizie. Ma che facciano male a qualcuno o che siano reati, come dico io, non è accertato. Vi raccomando, di utilizzare queste astuzie, perché sono molto ben suggerite. C'è anche Plutone. Plutone muove tanto denaro, eh? Quindi se vedete che c'è un qualche cosa che ve ne fa risparmiare, magari ci sono dei fornitori che sono un po' disonesti, non abbiate pietà e fateli fuori subito. Cioè, cercate di smascherare i raggiri, anche perché i vostri superiori e con quel vi inizieranno ad ascoltarvi. È stato un momento in cui l'acquario non ha potuto parlare troppo con i propri superiori, perché comunque, come vedete, Urano è all'interno del segno del toro e fa quadrati con tutti gli aspetti solari dell'acquario, però sarà un momento in cui inizieranno ad ascoltarvi. Quindi questo è molto molto importante. Anche dal punto di vista dell'amore, soprattutto per gli acquario single, è il momento proprio di lavorare in questa maniera, cioè di diventare consiglieri. Dovete usare la porta dell'amicizia per andare verso il cuore della persona amata. Soprattutto il weekend, quando vi saluta la luna, fate una bellissima uscita a sorpresa, ma a sorpresa per tutti e due, nel senso che proponete qualcosa che la persona amata o la persona che volete conquistare non si aspetta nemmeno lontanamente. Siete delle persone, siete dei motociclisti? Teatro. Siete dei cultori dell'opera? Motocicletta. Cioè, cercate di essere molto molto distanti da quelli che sono i vostri interessi. Questa persona potrebbe rimanere pienamente colpita da voi.
Ora qualcuno potrebbe dire, beh, però io così non faccio vedere quello che realmente sono, ma perché? Ha una qualche importanza? Quando avete una persona che vi piace e che volete fare innamorare di voi, c'è tempo per essere qualcosa e caro Acquario, ve lo dico con tutto il cuore, e perché l'ingresso di Plutone è anche questo, per essere tutt'altro. Niente vi dice che nella forma in cui siete ora siete nella migliore forma possibile e questo è il consiglio che vi do. Cari pesci, prima o poi dovrò fare l'oroscopo un po' al contrario e per farvi essere protagonisti, ma in realtà, cari pesci, esiste un oroscopo che si legge perfettamente al contrario, che è quello delle ere, dove la vostra è già passata o sta finendo, sono altri 100 anni e poi è finita. Comunque, detto ciò, questa entrata di Mercurio all'interno del segno dell'acquario toglie un po' di praticità, ma sicuramente mette molto ottimismo. Si passa un po' più dalla pratica che dal Capricorno alla teoria che dà il segno dell'acquario. Sono comunque aspetti ancora buoni. Il sole comincia a venire verso di voi, quindi la noia comincia a sfumare. Anche le nebbie che avevate davanti iniziano a sfumare in maniera molto molto seria. Per cui è il momento di dedicarsi alla progettazione delle cose. Il sestile di Giove e Mercurio farà recuperare molte cose teoriche, nel senso che se avete perso cose di studio, e magari avete gli esami questa settimana, le recupererete. Se avete perso cose di lavoro, magari legate al mondo delle risorse, le recupererete. Se avete perso contatti importanti perché magari sono migrati verso altre persone, è il momento di andarli a recuperare. E questo vale molto probabilmente anche in campo sentimentale. Quindi, cari pesci, se vi siete lasciati sfuggire una persona e ve la siete lasciati sfuggire per uno dei motivi principali per cui a voi le persone sfuggono, ovvero per l'estrema timidezza, è il momento di andarla a raccogliere, ma dovete essere, cari amici dei pesci, estremamente intraprendenti. Man mano che la settimana avanza, dovete, sembrerà brutto dirlo, dovete spogliarvi, cioè dovete diventare più audaci man mano che la settimana passa. Perché il nato pesci normalmente ha questa timidezza di fondo che lo blocca. E può perdere occasioni come quelle che gli si sono presentate nelle settimane scorse. Quindi, caro amico pesci single, sfrutta questa settimana appieno per andare a riprendere quella relazione. Ne potete iniziare anche di nuove, ma dovete stare molto, molto, molto attenti. Nel senso che dovete prendere persone che appartengono al vostro ambiente, anche lavorativo, di interessi. Perché una cosa che può fare la vostra fortuna questa settimana negli affetti sono proprio gli interessi comuni. Se ci sono poi degli amici dei pesci che anche sul lavoro stanno stringendo nuove amicizie, nuove rapporti di lavoro, trovare persone che hanno gli stessi interessi aumenta e di molto il dialogo. È possibile uno spostamento che non vi aspettavate, e magari per qualcuno potrà dire anche un trasferimento, questo ve lo dico. Affrontatelo senza paura perché nasce sotto un ottimo auspicio. In casa dovrebbe regnare la tranquillità, sono presenti importanti novità, nel senso che la tensione che si era radunata intorno a una gestione forse troppo rigida della parte economica della famiglia, si allenta. Quindi se siete figli, chiedete ai vostri genitori. Se siete genitori e avete elargito poco ai vostri figli, anche sentimentalmente, ma ed anche dal punto di vista umano, monetario, pardon, è il momento di dargli qualche cosa. Se soprattutto sono stati bravi in questo periodo in cui voi siete stati costretti a un risparmio molto solido, più dettato dalle idee sul futuro che
che non da quello che è la vostra vera consistenza patrimoniale. Quindi una settimana da vivere all'insegna sicuramente non della paura, ma dell'ottimismo. Molte cose che nascono sotto questo cielo sono cose buone. Il weekend, con la luna che si avvicina, vi farà diventare particolarmente affascinanti. Sfruttate un po' l'acqua che è mutevole, adattatevi molto bene al contenitore e potrete avere sabato e domenica 2 notti di puro fuoco. Detto ciò, io vi ringrazio, spero di essere stato esauriente, ma come sempre potete domandarmi tutto, quando posso rispondo. Vi mando un caro saluto, vi ringrazio per l'attenzione e vi invio un bacio.